Bentornati a tutti i tifosi rossoblù, sempre in diretta allo stadio Vanissana per raccontarvi il secondo tempo di Torres Avezzano. Ricordiamo il parziale è sempre fermo sullo 0-0. Le squadre sono già in campo. Fischio dell'arbitro e si riprende. Palla subito per Mannoni, che allarga per Accardo Marcangeli, al centro di nuovo per Mannoni filtrante a cercare l'inserimento di Marcangeli, deviato, e palla Lewandowski. Adesso Lewandowski già va tutto, una rimessa dal fondo. Accardo per Casula protegge palla, di nuovo Accardo, indietro per Zavatto, Faye per Solinas, c'è l'inserimento di Casu, non lo vede però Solinas. Lo vede adesso, Casu, servito. Bisogno per Zavatto, Accardo. Palla in mezzo, non ci arriva Muccini di un nulla. Libera l'Avezzano. Faye. Accardo, Casula, Muccini, si gira Muccini dentro per una via di mezzo tra Marcangeli e Accardo, e alla meglio però Menna. Adesso la Torre sconquista un fallo laterale. Adesso scivolata, recupera palla Ciuffini, probabilmente con un tocco di mano, per l'arbitro non è così. Ed è fallo laterale per la Torres. Mannoni prova il cross in mezzo, deviato, Sassarini riesce a tenere il pallone in campo, evitare il calcio d'angolo, quindi semplice fallo laterale per la Torres. Già battuto Accardo, Mannoni, Accardo, Marcangeli, bella la palla di Accardo per Marcangeli, indietro adesso Casula prova il tiro, ma altissima la palla, brutto questo tiro di Casula. Adesso Denamo prova a salire, c'è l'intervento di Mannoni proprio mentre Denamo stava per tirare con questa palla. Solinas velocissimo sulla sinistra, Solinas, attenzione, spinto da Menna, il gomito alto, per l'arbitro non è fallo, incredibile, si continua a giocare. Sassarini, Solinas prova a recuperare palla e adesso l'arbitro fischia il fallo in attacco di Solinas, incredibile. Discutibile questa scelta arbitrale. Punizione per l'Avezzano. Lewandowski, lancio lungo, Casu di testa, libera, arriva però a recuperare Sassarini di petto, adesso serve Di Paolo, il tacco di Di Paolo per Sassarini, vede Pinna fuori dai pali, Sassarini prova il tiro, la palla esce di pochissimo sopra la traversa,
Adesso Serrago prova a saltare Casu, non ce la fa, grande recupero di Casu. Fallo laterale per la Torres, adesso servito Marcangeli al centro. Ancora Marcangeli, si allunga troppo la palla. Marcangeli la recupera poi adesso Mannoni, viene anche colpito duro da Di Paolo. Ma il gioco era già fermo per il fallo di Marcangeli. Intanto si riscalda Fedeli. Attenzione adesso sulla destra c'è la discesa di Besana. Chiuso adesso Serrago, faglie in scivolata, netto sul pallone, serve Marcangeli, può ripartire adesso la Torres, Accardo. Intanto adesso la Torres, quando siamo al 51esimo, effettua un doppio cambio il tecnico Misitti, entra Fedeli al posto di Bisogno. No, l'uscita è, ci correggiamo, è Marcangeli. Dunque è entrato Abate al posto di Marcangeli. Ed entra Fedeli al posto di Bisogno. Adesso recupera palla Mannoni, velocissimo, prova a servire con un filtrante Fedeli, ancora Mannoni, Mannoni per Fedeli sulla destra, Fedeli si ferma, punta l'uomo, ancora Fedeli, prova il sinistro, secco, troppo sul primo palo, para Lewandowski. Lewandowski, lancio lungo, stop di petto di Zavatto, serve Accardo, Casula porta a palla, serve Fedeli, ma la palla esce al lato, fallo laterale per la Torres, per l'Avezzano, scusate, Menna, lancio lungo a cercare nessuno, Faye lascia scorrere, palla arriva a Pinna che con i piedi serve Faye, adesso Abate tocca il suo primo pallone, Faye, Zavatto, Mannoni, prova il lancio lungo a cercare Mucini, la palla arriva ai piedi di Fedeli, prova a entrare in area, ancora Fedeli, Fedeli prova il destro in diagonale, para Lewandowski, si scatena adesso la curva, Fedeli batte subito l'angolo, Mannoni, palla dentro, è libera però bene la difesa dell'Avezzano, adesso c'è Serrago, l'uno contro uno contro Casu, prova ad andarsene via, arriva il raddoppio di Accardo, ancora Casu, prova a tenerlo, Accardo se ne va via Serrago, adesso c'è l'intervento di Accardo che accompagna sul fondo, fa la battuta adesso Pinna. Pinna.
infatti adesso la rimessa dal fondo, Accardo, Mannoni, Mannoni al centro per Casula, Casula torna indietro per Zavatto, Zavatto, passaggio intercettato da Leto, fortunatamente non riesce a trattenere la sfera, recuperiamo palla noi, Faye abbatte, ancora abbatte, prova ad avanzare, prova a servire, adesso Fideli intercettato però il passaggio da Di Paolo, adesso Deramo, retropassaggio per Leto che si aspettava lo scatto del numero 9, così non è stato, recupera palla la Torres, abbatte, Accardo prova a salire, ancora Accardo cerca di servire Fideli, chiuso però da Ciuffini, fallo laterale battuto in questo momento, Mannoni, Mannoni per Accardo, Accardo per Fideli che riesce a trattenere la palla, entra Fideli in aria, prova a servire Mucile, adesso Mannoni, destro, ribattuto, palla che esce di poco al lato, dai così, dai che arriva ragazzi, rimessa dal fondo per l'Avezzano, caso di testa, recupera palla però Bessana, prova a innescare la ripartenza dell'Avezzano, chiude bene Mannoni, adesso Solinas per Fideli, Fideli prova a entrare in area, Fideli se ne va via, Fideli tra tre, prova il tiro, chiude però Lewandowski, l'ultimo tocco è di Fideli, è rimessa dal fondo per la Torres, rimessa dal fondo per l'Avezzano, va la battuta Lewandowski, Accardo stoppa, tiene la palla lì, la serve a Mannoni, Mannoni vede Casula sulla destra, ancora Casula punta l'uomo, palla adesso a Fideli, la intercetta Menna e libera tutto, fallo laterale per la Torres, Accardo, adesso c'è la palla rischiosa, la recupera però Faye, indietro per Pinna, Zavatto, Accardo al centro per Mannoni, c'è Solinas libero sulla sinistra, ancora Mannoni al centro per Mucili, Mucili adesso fa la sponda, allarga per Accardo, Fideli, Fideli se ne prova ad andare via, Fideli ne salta due, Fideli si accentra, indietro per Casula, Casula prova il tiro, non va, abbatte, allarga tutto, sbagliato però per Solinas, rimessa dal fondo, troppa confusione, dai ragazzi più ordinati, rimessa dal fondo per l'Avezzano, Faye di testa, allontana, Solinas, appoggia per Mannoni, Mannoni ancora di testa, Solinas, può avanzare la torre, Solinas, vede Fideli in mezzo, prova il cross a tagliare ma palla termina in fallo laterale addirittura. Adesso libera la difesa dell'Avezzano, recupera palla però Accardo, si appoggia ad Abbate, Abbate se ne va via sulla destra, ancora Abbate, chiuso però in scivolata da Ciuffini, fallo laterale già battuto, Mannoni, Mannoni trova il cross, Solinas
di testa, la rimette in mezzo Muscilli, la girata centrale, para Lewandowski, probabilmente col ginocchio, incredibile. Adesso recupera palla Muscilli e conquista il fallo laterale. Fideli tiene palla, chiuso da tre, c'è anche il fallo, adesso guadagna il fallo laterale. Adesso Fideli conquista un calcio di punizione nei pressi dell'area di rigore, defilati sulla sinistra, sulla palla c'è Fideli e Mannoni. Fideli adesso lascia Mannoni. Calcio di punizione sulla sinistra, Mannoni sulla palla, c'è Mischia in aria, tiro cross di Mannoni, respinta da Lupinto sul primo palo, adesso Casu prova a rimetterla in mezzo, non c'è fuori gioco, Faye di testa, ma c'è l'uscita di Lewandowski che rimane a terra, fallo in attacco di Faye. Rimane a terra adesso il portiere dell'Avezzano. Si rialza adesso all'estremo difensore ospite. Il gioco sempre fermo. Probabilmente non ce la fa Lewandowski. Si riscalda il secondo portiere dell'Avezzano. Adesso riprende il gioco Pinna per Zavatto subito per Accardo, prova a salire adesso il terzino rosso-blu, si fa tutta la fascia, prova a mettere la palla in mezzo, la recupera Mannoni dopo una respinta, finta di Mannoni, fa fuori l'uomo, la mette in mezzo, adesso la palla arriva, viene allontanata in area di rigore da Menna. Solina prova a rimetterla in mezzo, Fideli la rimette in mezzo, non c'è nessuno, la palla rimane lì, incredibile. Sassarini recupera palla, non c'era nessuno, Leto è libera adesso, l'Avezzano, Lupinto indietro di nuovo per Leto, che occasione. Adesso Deramo prova a innescare l'inserimento di Lupinto, non va, recupera palla Faye per Casula adesso allarga sulla destra per Accardo che può metterla in mezzo, arriva adesso il cross, Mannoni prolunga di testa per Fideli in area, Fideli, fischio dell'arbitro, fuori gioco. E c'è adesso il cambio dell'Avezzano. Arriva adesso il cambio chiamato poco fa dall'Avezzano, non ce la fa Lewandowski, esce. Ed entra il secondo portiere Capone, classe 99. Dunque 65esimo, sempre 0-0, il cambio dell'Avezzano
esce Lewandowski, numero uno per infortunio, ed entra Capone. Adesso abbatte, allarga per Mannoni, prova a raggiungere il fondo Mannoni, cross raso a terra, libera Assisi. Fedeli prova a raggiungere il fondo, può darla indietro, la dà adesso ad Accardo, chiuso, retropassaggio per Zavatto indietro per Faye, prova a far girare palla adesso la Torres. Faye vede l'inserimento di Casu, ma arriva prima Solinas, c'è un brutto fallo, Solinas rimane a terra, per l'arbitro non è così, e fischia adesso l'arbitro per permettere le cure a Solinas, che è rimasto a terra, dolorante. Probabilmente è colpito al volto. Adesso è gioco fermo. Attenzione, intanto aggiornamento dai campi. Ostia Mare 0, Muravera 1. Muravera adesso in vantaggio. Pessima notizia. Riprende adesso il gioco Pinna per Zavatto adesso Casula per Accardo scodella in mezzo per Fedeli prova ad andarsene via, chiuso da due, vediamo se c'è il calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Battuto adesso all'angolo Mannoni, in mezzo per la testa di Faye, la palla poi rimane lì. Mannoni rimette la palla in mezzo, altro angolo per la Torres. Già battuto Fedeli. Prova a mettere la palla in mezzo, libera però Serrago, la palla poi arriva da Abate, prova il tiro da fuori, altissimo, inguardabile. Intanto la Torres sta giocando in 10 perché continua a rimanere fuori dal campo Solinas. Abbatte. Prova a portare palla a lui, abbatte. Abbatte porta palla, Casu, Mannoni, ancora Mannoni. Adesso prova a centrarsi il numero 10, Mannoni. Raggiunge il limite, poi prova ad allargarla su nessuno. C'è l'intervento di Ciuffini. Adesso l'ho pinto. Deramo allarga per Serrago, punta Faye, di tacco Serrago al nulla. Faye recupera, serve Pinna. Si riparte da lui. Accardo. Ancora Accardo. Palla al centro per Fedeli, ma Fedeli ha fatto il movimento sull'esterno. Adesso recupera palla Faye, avanza Faye, palla Mannoni, palla in mezzo, ma non c'è mai nessuno. Fedeli prova a recuperare palla, ma arriva prima Menna,
è libera adesso la difesa. Adesso Zavatto, c'è Casu, lo può servire, invece no, va dall'altra parte, Mannoni, punta l'uomo Mannoni, prova a raggiungere il fondo, prova a dribblare, ma è bravo Ciuffini a non farsi sorprendere, mette in fallo laterale. Adesso Fidelli entra in area, scivolata a calcio di rigore, calcio di rigore. Quando siamo al 70esimo, calcio di rigore per la Torres. Attenzione, calcio di rigore per la Torres. Dal dischetto va Mucili contro Capone. Quando siamo al 70esimo, ormai anche 71esimo, Mucili contro Capone. Parte dal dischetto Mucili, va Mucili, gol! Gol! Mucili! Torres 1-0 contro l'Avezzano, dai così! Andiamo a festeggiare sotto la curva, dai! Gol di Mucili, 1-0 per la Torres. Dai, che non si molla nulla fino all'ultimo. Adesso Fidelli rientra nella nostra metà campo, l'arbitro può far riprendere il gioco, riprende adesso la gara, Torres 1-0, gol di Mucili su rigore, Sassarini allarga, Menna, Fabriani. Adesso Ciuffini prova ad andarsene sulla sinistra, viene chiuso dalla difesa rosso-blu, Fayet. Fayet per Fantasia, che è entrato da poco al posto di Solinas. Adesso Fayet tiene palla, allarga per Fantasia, ma viene intercettato, ma chiude benissimo in scivolata, abbatte ed evita la ripartenza dell'Avezzano. Adesso Mannoni tiene un po' troppo palla, rischia sul pressing di Lopinto, riesce a servire poi Zavatto allarga per Accardo di nuovo indietro per Zavatto, adesso Mannoni,
Faye per pin. Pin adesso prova a spazzare, ma lo fa male, recupera palle l'Avezzano. Avezzano con Menna, costretto al retropassaggio per il giovane Capone. Lancio lungo di Capone, a Cardo, colpetto, serve Zavato, Zavato si affida adesso ai piedi di Pinna. Pinna allarga tutto di nuovo per Accardo. Stop di Accardo, serve Mannoni al centro, Mannoni adesso viene pressato da Luppinto, ancora Accardo. Bravo Accardo con intelligenza, la fa girare bene per Faye, Faye per Casu, Casu sbaglia lo stop e sbaglia servendo Faye. Recupera palla Serrago, Serrago al limite, Serrago tiene palla, bello il recupero di Casula. Buon recupero di Casula che evita il danno. Pinna per Accardo, Fedeli. Non ci addormentiamo ragazzi, Fedeli. Fedeli porta palla, siamo tutti fermi. Fedeli per Casula, ancora Fedeli. Mannoni. Mannoni, avanza Mannoni. Adesso Fedeli. Prova a puntare l'uomo, Mannoni. Mannoni la gira adesso al centro per Casula. Casula adesso torniamo indietro per Zavatto. Accardo. Fedeli. Fedeli punta l'uomo, prova il dribbling, si ferma. Adesso cross in mezzo per cercare Mucili, ma libera Fabriani. Intanto c'è terza e ultima sostituzione dell'Avezzano. Entra Tariuk ed esce Serrago. Adesso Fedeli, cross che filtra tutta l'area di rigore. Adesso Fantasia velocissimo, viene spinto però da Assisi, cade, ma per l'arbitro non è fallo. Adesso Accardo costretto a tornare indietro ai piedi di Pinna. Adesso è l'Avezzano che prova a gestire palla, Mucili in pressing, anche abbatte Di Paolo per Sassarini, Sassarini per il neo è entrato Tariuk. Letto serve Deramo indietro per Sassarini. Assisi per Di Paolo, Di Paolo indietro per Fabriani, Fabriani che rischia ma riesce a servire Sassarini. Sassarini letto prova a puntare l'uomo, chiuso da Mannoni e Fantasia. Mannoni adesso mette in fallo laterale. Adesso Sassarini per Menna. Menna, ancora Menna. Sassarini, Menna. C'è il pressing alto di Fantasia.
Adesso recupera palla la Torres, prova a innescare Muccini. Muccini prova ad arrivare sul pallone, ma Sassarini arriva prima di lui. Serve adesso Assisi. Assisi Di Paolo prova ad andarsene sull'out di destra, ma si porta la palla fuori ed è fallo laterale per la Torres. Adesso fagli Fideli. Fideli al centro per Mannoni. Mannoni di nuovo a destra per Accardo. Accardo adesso nuovamente per Mannoni. Mannoni per Fideli. Fideli nuovamente, adesso di nuovo per Mannoni, l'inserimento, cross in mezzo, bello, colpo di testa di fantasia, parata di Cappone. Che occasione, ragazzi, è stato bravo in questa circostanza Cappone a salvare la porta. Adesso lancio lungo di Pinna, fantasia, prova a liberare la difesa della Vezzano. Menna indietro per Capone, Capone di nuovo per Menna, Menna nuovamente per Capone. Capone per Sassarini. Sassarini, letto. Di Paolo. Adesso prova a intervenire Casula. Non arriva sul pallone. Ancora l'Avezzano. Sassarini. Deramo. Di tacco adesso letto. Libera Di Paolo. Palla troppo lunga. Non arriva. Fallo laterale per la Torres. Faie per Zavatto, Zavatto per Accardo, Accardo per Fideli, Fideli indietro di nuovo per Faie, può allargare tutto per Casu, passaggio arriva in questo momento, Casu, fantasia, fantasia indietro per Abate, Casu, Faie, Pinna, allarga tutto per Accardo. Accardo adesso in orizzontale per Fideli, che addirittura è in difesa. Fideli Abate, ancora Fideli, Faie, Mannoni, Zavatto, Accardo. Casula si fa anticipare ma riesce a recuperare palla. Accardo, Mannoni, c'è Fideli libero sulla sinistra, lo vede, viene servito Fideli, Fideli punta l'avversario, si ferma, serve adesso Casu, Casu indietro di nuovo per Fideli, Fideli adesso perde palla, leggerezza, Sassarini, Sassarini adesso Casu recupera palla indietro per Faie, Faie per Pinna, Pinna per Zavatto, Zavatto al centro per Mannoni, Mannoni per Muccili, Muccili però viene anticipato, recupera palla Sassarini, serve a sinistra Turiuk, Turiuk prova a centrarsi, il numero di Turiuk su Fideli, ma recupera adesso il numero 20 rosso-blu, prova ad andarsene via. Ancora Fideli, porta palla, chiuso, perde palla, Fideli, chiuso con fallo
da Di Paolo per l'arbitro non è così, non fischia un fallo evidentissimo. Recupera palla adesso l'Avezzano, ancora l'Avezzano con Lopinto, serve Sassarini, Sassarini allarga tutto per Turiuk, ancora Sassarini, palla a Mendo, Menna adesso allarga sulla destra per Deramo che serve Di Paolo ma chiude Casu. Adesso fallo laterale per l'Avezzano. Intanto vengono decretati 5 minuti di recupero. Okay. 5 minuti di recupero in Ostiamare Muravera, ricordiamo il risultato è 0-1. Faie, Mannoni, ancora Faie, allarga adesso per Casu, Casu viene chiuso, c'è pressing dell'Avezzano con Sassarini, Faie costretto a rinviare ed è in fallo laterale, butta la palla in fallo laterale. Adesso Abate conquista un buon calcio di punizione, ci fa un po' respirare dal pressing dell'Avezzano. Va a calciare Pinna, palla lunga per Mucilli, non arriva di testa, la palla scorre e arriva tra i piedi di Capone. Capone adesso lancio lungo dove non c'è nessuno, c'è Faie di testa indietro per Pinna che la prende con le mani, adesso Mucilli di testa prova ad appoggiarla a Fideli ma sbaglia completamente il passaggio, recupera la difesa ospite. Adesso Turiuk, serie di rimpalli favorevoli, ma recupera bene Mannoni, numero e cade a terra Turiuk. Ancora Mannoni per Fideli, indietro per Accardo. Mannoni, Mucilli, ancora Mannoni. C'è al centro libero Casula, movimento del centrocampista. Mannoni porta a palla, prova a arrivare sul fondo, ma viene intercettato e sarà rimessa laterale per la Torres. Adesso Fideli, Fideli raggiunge la bandierina, cerca il calcio d'angolo ma serie di rimpalli sfavorevoli favoriscono l'Avezzano che prova a uscire. Adesso recupera palla però Abate, ancora Abate, palla per Fantasia, Abate, chiuso dall'intervento di Letto, fallo laterale per la Torres. Casu indietro tutto per Faie, Faie per Zavatto, Zavatto per Accardo, adesso accampa un po' la Torres sull'out di destra, Casula, Casula prova a lanciare Mucilli ma non c'è stato il movimento dell'attaccante rossoblu. Adesso Sassarini impresi in Casula, Sassarini si libera bene di Paolo, salta bene Abate che in ritardo lo stende, punizione per l'Avezzano, già battuto Di Paolo, Sassarini allarga tutto per Letto, Letto si appoggia
si appoggia a Lopinto. Adesso Lopinto per Menna, Menna per Capone, Capone fa girare per Fabriani, Fabriani per Sassarini, Sassarini prova a lanciare Letto ma viene chiuso da Abate, recupera però palla l'Avezzano con Menna, Menna per Fabriani, ancora Fabriani, porta palla, Fabriani, Letto, Di Paolo, Letto, indietro per Sassarini, Letto, di prima, allarga per Di Paolo, adesso c'è fantasia, prova a intervenire lui, ma Di Paolo in scivolata riesce a servire Capone, Menna, Sassarini, adesso la palla filtra, una via di mezzo tra Menna e Di Paolo, la palla termina in fallo laterale, già battuto, Casu, Mannoni, Mannoni la gira tutta per Accardo, Mannoni, Muccili, Accardo, Faye, Casu, Abate, Casu, si fa possesso palla, Abate, fantasia, fantasia, prova ad andarsene, allarga tutto per Fidelli che è libero, attende il pallone, Fidelli la rimette di nuovo in mezzo, Abate, stop di petto, prova Abate, tenta il tiro a giro, palla che esce alta sopra la traversa, rimessa dal fondo per la Torres, per l'Avezzano, scusate. Adesso Zavatto per Casula, Casula si libera bene di Sassarini, Muccili al centro per Abate, Abate allarga tutto, sbaglia però nell'allargare questo pallone, Lopinto intercetta, prova a recuperare di nuovo Abate ma non riesce a sottrarla ai piedi di Sassarini che prova a innescare l'inserimento di Lopinto deviato da Casula, fallo laterale per l'Avezzano. Sassarini per Casu, Abate, Abate viene trattenuto, intanto ci arrivano aggiornamenti da Ostiamare, la squadra in casa ha preso un palo in questo preciso momento, adesso Sassarini per Lopinto, Lopinto adesso Fidelli, prova ad andarsene sull'out di destra, ancora Fidelli, salta l'altro avversario, ancora Fidelli, tutto solo, Fidelli prova a raggiungere il fondo, cross in mezzo, guadagna un fallo laterale nei pressi della bandierina. Quando scocca in questo momento il 45esimo del secondo tempo, quindi il 90esimo, Fidelli tiene palla, conquista, no, non viene dato il calcio d'angolo ma semplice rimessa dal fondo, sentite qua i cori della curva nord, grandissimi. Adesso Sassarini prova a lanciare Leto, lascia scorrere Casu, Mannoni per Zavatto, Zavatto per Accardo, ancora Zavatto, Mannoni, Faye, Pinna, libera Pinna, lancio lunghissimo, di testa ci arriva
Abriani, Di Paolo. Di Paolo per Assisi. Assisi per Tariuk. Tariuk per Fabriani. Deramo. Arriva in questo momento il triplice fischio finale dell'arbitro. La Torres vince 1-0 al Vanissana, ma non basta, perché il Muravera vince a Ostia Mare 1-0. Non so se sentite il coro della curva, che giustamente canta "questa curva non retrocede", sempre solo forza Torres in ogni categoria, sempre e comunque. Chiudiamo qua la diretta di Torres Avezzano, ricordiamo il gol di Muccili al 70°, rigore procurato da Fideli, sempre solo forza Torres.